Quando lei esce, mi rimetto tu di nuovo esci, in tu corsia. Chiudi e vieni verso qua. Tu fai subito questo. Esatto. E quindi difficilmente ti becco, ok? Dal 4 al 7 settembre un gruppo di 15 persone avrà la fortuna di poter collaborare con il noto regista italiano Duccio Forzano, che nella sede di ISRE, l'Istituto Superiore di Ricerca Educativa, che potete vedere nella struttura in cemento e vetro alle mie spalle, aiuterà questi laboratoristi a produrre un cortometraggio che racconta un po' della loro esperienza e la ritraduce in immagini, la filtra attraverso l'obiettivo con soluzioni creative che saranno assolutamente inedite. Andiamo a vedere dentro il laboratorio che cosa stanno facendo. Il workshop per raccontare con i mezzi digitali la propria storia lo vedete in opera in questi momenti, è costituito da tre fasi distinte: quella di progettazione, che si è svolta il primo giorno, il 4 settembre, poi quella di riprese, dove ciascuno ha messo in opera non solo la propria capacità, la visione del mondo che porta con sé, ma anche le abilità tecniche. Qualcuno ha realizzato dei video con il proprio cellulare al risveglio, ad esempio, per raccontarsi in alcune fasi, le fasi iniziali della giornata. Questo è bello come movimento, guarda, guarda che bello, guarda. Ta, 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 vai, vai. Carino, vai. Carino. Molto bello questo. Questa è buona. L'unico dubbio che ho è che ci vediamo tutti allegramente riflessi là. Ne facciamo una di sicurezza. Ultima. Il grosso problema di base è che appunto tu puoi fare un video con l'iPhone ma non hai le fondamenta. Ci sono delle regole che non possono essere ignorate, che sono le regole di linguaggio, sono regole anche di costruzione tecnico di ciò che si deve fare, che oggi non si usano più. Faccio un esempio banale: le barre colore che noi usavamo con le Betacam quando registravamo qualcosa, il minuto e mezzo di barre colore, loro non sanno neanche che cosa sono. Ecco, è vero che non si usano più, ma bisogna sapere che cosa sono per capire come puoi fare il lavoro oggi. Non lo dico perché ho 59 anni e quindi sono più figo, lo dico perché faccio un esempio molto banale: il montaggio. Allora, oggi per montare un video qualunque su un software di montaggio qualunque, uno col mouse sposta l'immagine in testa, in coda, quella in centro, dove gli pare, muovendolo semplicemente, quindi portandolo dove gli piace di più nel master. Una volta, quando si montava un video, e quando si montava un video lungo era anche peggio, tu dovevi sapere con cosa volevi iniziare, cioè dovevi averlo nella testa, dovevi averlo scritto: devo iniziare con questa inquadratura, poi con questa, poi con questa, poi con quell'altra. Nel momento in cui, me lo ricorderò per sempre, io feci un video con Baglioni di un concerto, lo montai io in analogico, sudavo freddo quando arrivava e magari a 2 ore del concerto mi diceva: io qui però metterei una dissolvenza. E quindi lì veniva fuori il mio grande charme da venditore, dicendo: ma la dissolvenza qui non serve a niente. E se non lo convincevo, il problema era che dovevo riduplicare tutto fino a quel punto, fare la dissolvenza e poi andare avanti col montaggio. Quindi oggi è molto più semplice, ma avere quel tipo di concezione mi dà una marcia in più. Sorella, aspetta me! Corri, 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 cammina veloce, cammina veloce, cammina veloce, cammina veloce, mettilo alla prova, ok, via, stop! Dunque, le cose che sto facendo sono intanto diverse una dall'altra. Il 21 ottobre andrà in onda un programma su Rai 3 che si chiama Dezz'amore, ed è un programma che racconta la vita di una clinica veterinaria, ma soprattutto l'amore che c'è fra gli animali e gli umani. Tant'è vero che il sottotitolo si chiama Storie di uomini e altri animali, ed è girato in tempo reale, girato tutto con le fotocamere, che per me è un altro tipo di sfida. Invece di andare con una troupe pesante, vado con le fotocamere. Poi a novembre farò un programma per Rai 1 musicale, dove parleremo di grandi cantautori, quindi 3 serate non automatiche, tutte musicali, una sorta di piccolo festival del Sanremo. E ci sono altri progetti di cui non posso parlare perché non so se andranno in porto. Uno su tutti però, che quello lo faccio perché è mio: sto scrivendo la sceneggiatura insieme a Giuseppe Fulcheri e a Lorena Guglielmucci del mio libro, e quindi spero di riuscire a finirla in tempi brevi e di produrre il film. 8, dentro, 4, dentro, 5, dentro, 4, 5, 4, 2, 1.